Allora, ho chiamato qui due bambini che di diversa provenienza, perché la diversità è sempre una ricchezza che va coniugata, che va valorizzata. Ecco, sicuramente qui tra voi ci sono dei credenti, ci sono dei non credenti. Ci sono dei cristiani, ci sono magari anche di altre religioni, e quindi a tutti il benvenuto. Ho portato qui il crocifisso che accompagnerà anche la storia di questa scuola, tenuto in mano da questi nostri giovani figli, che saranno anche giovani e futuri cittadini, affinché anche il Signore, e con il rispetto appunto anche delle fedi diverse e altre, possano dire, perché anche il Vangelo ha molto da dire per quanto riguarda la libertà. E allora sul serio sia anche fonte di convivenza e di gioia per tutti. Preghiamo. Chi crede lo recita, chi è di altre fedi magari prega nel modo in cui è abituato o è insegnato a fare. Chi non crede, ecco, anche il silenzio rispettoso è un modo per valorizzare e rispettare la libertà degli altri. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dio onnipotente, fonte di ogni benedizione, illumina e proteggi docenti e alunni di questo istituto, che ha come scopo la formazione della gioventù nel progresso delle discipline scientifiche e della cultura umanistica, perché guidati dalla parola di verità seguono i tuoi precetti e con tutta l'anima aderiscono a Cristo, Maestro e Signore, e gli vive e regna nei secoli dei secoli. Ravviva in noi, o Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Questa immagine del crocifisso resti in questo luogo come richiamo alla fede e segno della divina benedizione. Amen. Dio, Signore di tutte le scienze, ci indichi le sue vie. Ci risponde Amen. Cristo, sapienza eterna, ci insegni la parola di verità. Lo Spirito Santo, luce beatissima, illumini sempre le nostre menti, perché conosciamo ciò che è buono e giusto e lo confermiamo con le opere. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. E buon cammino a tutti.